Che posto è questo? I pescatori portavano qui il pesce e usavano questo congegno per mandarne una parte alla cucina dello Yara. Il resto veniva messo da parte e venduto. C'è un'uscita sotto il pollice. Scopri la strada. Ok. Qua vediamo, qua possiamo salire, ok, perfetto. Qua forse, ah, possiamo scendere, ok. Qua non possiamo spaccare. C'è un'apertura. Ci arrivi. C'è una via verso l'uscita dall'altra parte. Quindi adesso che ti ho fatto salire, cosa facciamo? Ci gingilliamo davanti alle porte, ovviamente. Lui è lì sopra, ok, perfetto. Questo possiamo spostare. Però lì c'è un catenaccio. Ok, quindi quello è avanti. Qua c'è l'acqua ghiacciata e non possiamo andarci. Fammi vedere di qua. Qua non abbiamo niente da prendere. Quindi l'unica cosa che deve fare è Atreus, che deve passare lì sopra. È salito sopra alla... alla roba lì. Speriamo di sì, perché sennò non fa questa cosa per niente. Ok, è salito. C'è una corda qui. Atreus sta sempre peggio, eh. Atreus è sempre peggio, quindi mi sa che dobbiamo andare da un dottore o da una strega. Se Freya è disponibile, chi lo sa. Allora, qua non si può andare, qua c'è il coso. Qua possiamo passare sopra. Tiriamo l'ascia. Ok, così prendiamo questo. Perfetto. Più vado avanti, più vado spedito, quindi notate la velocità con cui sto facendo le cose. Qui abbiamo tolto la catena, così siamo a posto. Anche se non capisco perché lui scende ogni volta che tiro la catena, però va bene. Ancora queste porte. Adesso che abbiamo questo sigillo, le porte escono ovunque, cioè. Ah, me lo ricordo sto pezzo, ve l'ho editato da poco tempo, da poco fa. Cioè poco fa ho editato questo video. Lì siamo saliti. Qui dobbiamo andare. Ciò che abbiamo fatto, scalare un gigante morto, cavalcare un martello incaduto, combattere i cattivi. Cosa pensi avrebbe detto? Che hai fatto a tutta strada. Grazie. Vedo qualcosa là. Oh, ok, lì c'è la barca. Però io vorrei prima aprire questa porta. Ah, un altro? Tre punti da aprire, eh? Camera aperte, una di 7. Camera nascosta di Odino. Ok. E cosa troveremo in queste porte qua? Queste cose qua? Un altro qui. Ah, la conosci già, già, vero? Tam, il gigante muratore. Crea un muro attorno a Yoyo.
Doveva essere il suo capolavoro. Voleva solo proteggere la sua gente. L'inizio è bruciato. Avrei preferito che fosse bruciato l'ultimo pannello. Che peccato. 8 di 11. Ok. Nuova annotazione altare. Tamur. Il più grande muratore è uno dei giganti più grandi. Discorso con suo figlio Rimtur, lo colpì e si perse cercandolo. Togli conficcò lo scalpello in testa e schiacciò un'intera città. Tamur stava costruendo un muro intorno a Jotunheim per proteggere i giganti di Aesir. È mai stato finito? Boh, non lo so. Perché c'è questa barriera blu? Questo alone blu intorno alla porta? Boh. Qua possiamo scendere. Questo luogo sembra una prigione. Questo spiegherebbe la potente serratura magica. Ma c'è di più. Sento come se laggiù qualcosa ci stesse aspettando. I presagi nefasti sono il tuo forte, ragazzo. Che genere di cosa? Non so. Qualcosa di potente. Qualunque cosa sia, ragazzo, ce la faremo. Siamo arrivati fin qui. No. Sì, papà. Basta che non ci sia un boss da affrontare. Un altro passaggio segreto. C'è un corvo per caso? Lasciano dei vasi. Una valchiria imprigionata. Una valchiria? Una valchiria? Pensavo fossero solo degli spiriti. Occhio, ragazzi. Una valchiria in carne e ossa. Non conosco avversari più temibili. Non attacca. Lo sa che siamo qui. Sconfigge la valchiria? Ma sei pazzo. Quindi ogni porta di Odino c'è una valchiera dentro. Oh, Gund? Qui bisogna usare la furia. Qui bisogna usare la furia. E non è neanche sufficiente la furia. Aspetta un attimo. Aspetta, mettiamo l'armatura del viandante. Qua secondo me abbiamo bisogno dell'armatura. Ah!
Valchiria per forza dobbiamo sconfiggerla. Dobbiamo sconfiggerla per forza in questo modo. Pietra della soluzione. Ho perso. Questo è difficile, questa è tosta, le valchirie sono toste da affrontare. Comunque magari nelle difficoltà successive non vi porterò questi combattimenti isolati. Cioè magari o me le faccio da solo, secondo la vostra decisione, oppure non le faccio. Devo usare la parata. Devo usare la parata praticamente. L'ho sentito anch'io. Non ci riesco. Oh, è troppo forte sta valchiria. Sta valchiria è tosta da fare. E siamo nelle difficoltà facile, quindi le altre difficoltà non so neanche se riusciremo a farle. Senti Valchiria, hai cazzato le balle, comunque. L'abbiamo disturbato noi, ma l'abbiamo anche liberato. È impossibile la valchiria, anche se usiamo la pietra di risurrezione non ce la facciamo. E la furia non funziona tanto. Io sto usando l'armatura, quella del viandante, pensa se non la usassi. No, è impossibile sto boss è impossibile. Ne ho affrontati due insieme, ma questo li batte tutti. Questo subito da me uso. Come faccio a schivare i suoi colpi? No, è impossibile. Allora. Oh!
non li posso schivare i tuoi colpi. Ma non li posso schivare. Aia. No. Arrivo. Bentornata. Dietro di te. Dietro. No, gli mancava poca vita. Gli mancava poca vita. Non ci credo. Questa della Valchiria è un casino da fare. Ve la metto tutta insieme quella della Valchiria, eh? Cioè, se riesco ad ucciderla, ve la metto tutta insieme la Valchiria. Perché voglio proseguire gli episodi, magari fare episodi un po' più lunghi. Se no non riesco a starci con le altre serie. Ma che cavolo? Sì, ma sono incastrato. Ma non mi attivo lo scudo! Dai, ma levati di qua! Ma avevo lo scudo! Avevo lo scudo! No! Questa è da fare tutta insieme! Questa è da farti insieme. È incredibile. Questa battaglia è incredibile. Direi che
sentito anch'io. No, devo combattere da lontano perché da vicino non gli faccio niente. Ce la faccio. Devo riavviare la partita, la battaglia. Devo riavviare la battaglia. Ci devo riuscire, però magari questa ve la spezzo in più parti, cercherò di registrare di più. È un casino, perché dopo non riesco più a giocare a Minecraft, quindi. Allora, mentre si alza in volo è beccabile. Furibonda sta Valchiria. È un massacro. Non ce la faccio, questo ve lo spezzo, questo sarà un pezzo che sarà difficile editare. Dovrò andare avanti qui mi consigliano di andare avanti, cioè mi consigliano, ve lo sto facendo da solo, cioè, no, però la Valchiria è tosta, eh? Ed è solo la prima, perché penso che ci sono delle altre. Non sempre mi riesce a beccare. Attenzione! Sono pronto! Sono giocato!
Sì, vabbè. È allucinante sta Valkyria. Alcune volte dimentico di ritirare l'ascia. Però mi becca sempre. Muori. Devi morire. Aia. Muori. Cattina. Ho già strappato l'ala. Due ali. Vabbè. Mi avete liberata dalla mia forma corrotta. Ah, era la sua forma corrotta. Ma le mie sorelle sono ancora in trappola. Prendete il mio elmo. Trovatele. Liberatele. Il destino delle Valchirie è nelle vostre mani. Ok, lo faremo. Non so se riuscirò ad affrontare tutte le Valchirie perché. Perché dipende se riesco a trovarle tutte. Il fatto delle Valchirie. Dimostra il tuo valore, cerca le tue valore delle altre Valchirie. Che sei di loro? Bella domanda. Eppure è arduo rispondervi. Ok. Ne so più di altri, ma gran parte della loro storia è avvolta dal mistero. La mia esperienza con le Valchirie finisce con la mia prigionia. Stai evitando la domanda, Tesla. Come ti ho detto, fratello, è complicato. Non so come o perché divennero creature tanto sciagurate, ma forse se ne potessimo liberare altre. Vuoi che ne combattiamo altre? Il fato delle Valchirie, ragazzo. Non esiste un'impresa più onorevole. Sarà pericoloso. Non è mai stato un problema, no? Così si fa. Un favore leggendario, è accettato un favore leggendario. Le Valchirie corrotte sono esseri potenti che si trovano nelle profondità delle camere nascoste di Odino e in altri regni.
Sconfiggerle non è semplice ed è necessario un equipaggiamento adeguato. Trova e sconfigge tutte le valchirie corrotte per scoprire la verità e ricevere ricompense leggendarie. Elmo di Gunn, oggetto leggendario. L'elmo di valchiria di Gunn, il suo spirito resiste e promuove di unirsi con le sue sorelle. Ah, tutti i pezzi di vita prendo. Stemma intercetta la sopravvivenza. Penna del servitore caduto. Aumenta leggermente la velocità massima di scatto. Accendio asgardiano, oggetto leggendario. Metallo di Asgard trovato sui resti delle armature delle Valchirie. Si usa per potenziare armature, pomi, talismani e con i poteri delle Valchirie. Ok. Accendio asgardiano. Va bene, la battaglia è stata terrificante, orribile e... me ne bastava solo una per fare uno scontro incredibile. Quindi pensate alle altre valchirie. Saranno della stessa difficoltà o saranno più forti della prima? Quindi ogni camera nascosta c'è la valchiria. Però le camere nascoste sono 7, le valchirie dovrebbero essere 8. Ah, ci abbiamo girato. No, che? Magari non l'ho visto. Aspetta, non ho visto questa chest. 3000. Non ha girato, semplicemente io non l'avevo vista la chest. Che facciamo? Andiamo avanti o rimando ancora? Perché magari ho registrato abbastanza. Sette minuti e 50, che poi vi spesso in più parti. Secondo me, cioè non è 7 minuti e 50 diviso in parti, cioè tutto quello che ho registrato fino adesso è diviso in parti. Il combattimento della valchiria è stato furioso comunque. E se potessimo aprire tutte le porte che erano chiuse? Però quelle magari non ve le registro, perché se sono valchirie da contare ci metto un po'. Poi non ho più la furia, quindi come faccio ad affrontare le valchirie senza la furia? Quindi magari ditemelo voi nei commenti se devo affrontare le valchirie, così in futuro vedrò di affrontare queste maledette valchirie che sono veramente toste e difficili e poi hanno una mira assurda. Ti beccano da qualsiasi punto e continuano a beccarti tante volte. Cioè, questa è solo la prima, non so se le altre combattono in modo diverso, se fanno cose diverse. È tutto un casino.
Le valchirie non so se le affronterò tutte, dipende se le trovo le valchirie. Poi devo accendere i focolari. C'è troppa roba che io non so, che non posso raggiungere, quindi ditemelo voi nei commenti. Io vi lascio qui in sospeso. Like, commento, condividere, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto!